Siamo su pagina 7, capitolo 4. Quindi apriti le slide. Capitolo 4, pagina 7. Ok. Allora, Giovanni e anche Cristian ce l'ha aggiunto. Questi siamo quelli di oggi. Ok. Allora, quindi, ricapitolo giusto per la registrazione. Il discorso. Bilancio, abbiamo detto che cos'è. Ragazzi, dal che cos'è, bisogna anche dire che è un documento di derivazione contabile, abbiamo detto sì, ma in realtà sono tre documenti, perché è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. È chiaro? Quindi il bilancio in realtà è un gruppo di documenti. Ci sono almeno questi tre. Spesso c'è anche un quarto documento che è la relazione sulla gestione dell'azienda, che è una cosa che fanno gli amministratori. Però la cosa fondamentale che dobbiamo sapere è che c'è stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. La nota integrativa serve semplicemente, lo dice la parola stessa, nota, è una nota, cioè vado a scrivere quali criteri ho utilizzato, qual è il criterio che ho utilizzato per esempio per valutare le rimanenze e così via. Ma i due prospetti che poi vedremo più avanti e dovete imparare proprio a memoria sono lo stato patrimoniale e il conto economico. Immagino che venga dopo con le slide, però insomma questa cosa la dobbiamo capire. Noi abbiamo detto chi lo scrive, lo redige, tutte le aziende. Ma lo dicono per intero soltanto quelle che sono società di capitali. Molte società hanno una contabilità semplificata, abbiamo visto il caso dell'ASS, cioè della società semplice, e poi abbiamo detto che cos'è, a che cosa serve. Serve come strumento di comunicazione interna, serve come strumento di comunicazione esterna, verso banche, verso fornitori, verso investitori, e infine verso i soci. E infine serve anche come strumento di budgeting. Dicevo, questo esempio del direttore marketing e direttore finanziario che vanno a scontro, lo abbiamo già visto nella struttura organizzativa. Sono due direttori, tanto sono due dirigenti entrambi, quindi due figure di rilievo, però sono sullo stesso piano, no? Perché sono sulla stessa linea sotto la direzione generale. Cosa succede? Che il marketing, come nell'esempio, diciamo, dell'elaborato che stiamo affrontando, si rende conto che ci sono una serie di carenze, no? E ho detto Gimo Pirozzi, piuttosto che risolvere il caso badato ad un solo comparto, dicendo fondiamoci sulle piscine, magari analizza tutto e quindi tira fuori un progetto di miglioramento complessivo, no? E viene fuori che i costi da sostenere sono 500.000. Però se voi leggete la traccia dove c'è scritto marketing mix, io ho messo budget massimo 300.000. Perché magari il direttore finanziario ci guarda e dice: caro signor Pirozzi, lei ha fatto un ottimo lavoro, ma noi 500.000 non li possiamo prendere a prestito. Perché uno non ce li danno, non abbiamo bilanci che consentono una capacità di credito fino a 500.000. In secondo luogo, se anche magari acquisissimo un prestito da 500.000, la banca fa un'eccezione e ce li dà, ma gli interessi che paghiamo sopra fanno sì che noi ci indebitiamo troppo. La leva finanziaria diventa negativa e noi, anziché produrre ricchezza, distruggiamo capitale. Questa cosa io non gliela posso consentire. Ah, però, ma noi così però faremo per 5 anni, senta, massimo 300.000. Ok, si addivina ad un business plan il cui valore complessivo di finanziato e quindi di erogato è di 300.000. Cioè, come avviene tutta questa manfrina? Grazie al bilancio, perché il direttore finanziario mi dice di no, perché avendo fatto le sue brave analisi di bilancio, mi dirà: guarda, non è possibile. Poi, io vi ho detto, si parte dalle analisi di bilancio, ma perché io vi sto dando una preparazione che vuole essere generale e complessiva, e anche nel mio ruolo di direttore marketer. Mica mi faccio andare a dire di no dal direttore finanziario per una cosa che sono già io in grado di calcolare. E allora io parto comunque dagli indici di bilancio, perché intanto mi dicono delle cose dove poter andare a fare delle modifiche anche a livello strategico, no? Perché magari scopro che il costo dei dipendenti è troppo eccessivo e allora chiaramente devo intervenire anche su quel punto lì a livello strategico. Però io già mi calcolo pure se rispetto ai bilanci che ho, il finanziato massimo
che deve essere il mio business plan. Cioè, in qualche modo faccio già il lavoro del direttore finanziario, ma questo perché sono Gimo Pirozzi che vuole lavorare così. Non mi piace di andare poi a dovermi scontrare o a mettermi in imbarazzo, no? Quindi io vi sto cercando di preparare a tutto, a qualsiasi ruolo aziendale, però se dovessi fare solo il marketer deve fare solo la strategia. Poi chiaramente va a chiedere soldi e c'è un direttore finanziario che si occupa di contabilità e di finanza che gli dice sì, questa cifra che tu richiedi è fattibile oppure non è fattibile. Chiaro? Certo, solo che ci sono la luce. Chiaro il punto, ragazzi? Ok, allora passiamo a pagina 8 e vediamo i principi di redazione. Quindi vi ho detto c'è un quadro normativo all'interno del quale poi però ci dobbiamo muovere, no? Perché il legislatore ci dà delle precise indicazioni. Allora, il bilancio deve essere innanzitutto comprensibile, perché le banche comprendono il linguaggio tecnico utilizzato dalle aziende, ma alcuni portatori di interesse, come i creditori o gli investitori, potrebbero non conoscerlo, no? Io faccio l'imprenditore, non ne capisco niente di contabilità o diciamo di gergo tecnico, quindi voglio solo sapere se quell'azienda è profittevole o meno e quanto profitta. Ergo, magari certe cose le conosco e le capisco, tipo il ROI, altre cose, tipo, che ne so, gestione delle rimanenze, non le conosco, non mi compete. E quindi non tutti gli stakeholders potrebbero conoscere il linguaggio contabile. Inoltre deve essere in secondo luogo attendibile, quindi un bilancio. Allora, questa è una cosa interessante, un paradosso. Il bilancio non può mai essere definito vero, perché comunque contiene delle stime, quindi se contiene delle stime c'è implicitamente una discrezionalità. Per me quelle rimanenze valgono 50.000, per Elvio, con il metodo che utilizza lui, quelle rimanenze valgono 45.000. Chi ha ragione, boh, si vedrà. Dipende dall'obsolescenza tecnica dei fattori e da quanto cambia anche il prezzo in futuro. Quindi vero come in senso matematico, cioè 2 e 2, non può essere mai. Però può essere falso. Cioè, sempre sull'esempio delle rimanenze, io le ho stimate 50.000, Elvio le stima 45.000, io uso LIFO, lui usa FIFO, ok. Ma se viene Pasquale e dice che quella roba vale 1 euro, oppure viene Giovanni e dice no, ma quella vale 200.000 euro, ragazzi, è palesemente falso. E il falso in bilancio è barra era un reato, chiaro? Cioè, quindi il bilancio deve essere veritiero, ok? Ma questo poi lo vediamo, che uno dei principi è proprio quello della veridicità. Quindi il bilancio non può mai essere definito vero, in quanto contiene sempre delle stime e un certo margine di discrezionalità da parte del valutatore che lo compila. Tuttavia, esso può essere definito falso se i valori indicati non rispondono alle norme di redazione. Okay? Cioè, il metodo LIFO e il metodo FIFO sono comunque consentiti dalla legge. Se invece viene Pasquale e dice che valgono 1, cioè che quindi non valgono niente quelle rimanenze, o viene Giovanni e dice che quella roba vale 200.000, ma questo è fondato su valutazioni soggettive che non sono pertinenti alle norme di redazione. Quindi sicuramente è un valore falso quello che stanno esprimendo entrambi, sia in eccesso che in ribasso. Infine, il bilancio deve essere comparabile, perché poi tutta sta storiella e sta manfrina, perché la sto facendo? Perché devo comparare questi risultati con quelli di altre aziende per capire dove mi conviene investire, qual è quella più profittevole o quella più solida. È chiaro? Quindi il bilancio deve seguire uno schema fisso che permetta, nonostante le differenze tra azienda e azienda e tra settore e settore, di effettuare i necessari confronti per chi deve dare dei giudizi di merito. Ad esempio, gli investitori che desiderano comprendere la proficuità, banche che desiderano valutarne la solidità. Chiaro. Solido, solvibile, vi ricordo sempre che significa che hanno un rating alto, cioè che
sono aziende che sono in grado di restituire, e la capacità di restituzione di un prestito, la solidità e la solvibilità. Ok? Allora, andiamo su pagina 9. Ragazzi, ci siete? Tutto chiaro fin qui? Sì. Sì, ci siamo, prof. Ci siamo, ok. Sì. Io chiedo perché comunque fine qui è tutto abbastanza semplice, però comunque cose tecniche. Allora, vediamo i principi di relazione sempre. Allora, le aziende che operano in Europa sono tenute, qui ho fatto un attimo un ampliamento perché chiaramente ci sono aziende che magari producono o esportano o sono completamente fuori all'estero, voi comunque dovete sapere qualcosa anche a livello internazionale. Le aziende che operano in Europa sono tenute a rispettare i principi contabili internazionali, detti principi IAS oppure IFRS, cioè in passato erano solo IAS, adesso sono IAS, IFRS. Non mi chiedete l'acronimo perché sinceramente questo qui non lo so. Quindi, io all'epoca ho fatto revisione aziendale come esame, principi IAS, quindi adesso sono stati ulteriormente implementati. Comunque io sono laureato veramente parecchio tempo fa, ne sono cambiate di cose. Non mi nascondo che ho dovuto anche modificare gli appunti perché ma sta cosa è ancora vera, sono andato a vedere come era cambiata. Finalmente c'è una cosa che non sai. Finalmente c'è una cosa che non sai. E una sono molte più quelle che non so che quelle che so, come ognuno di noi del resto. Allora, gruppi aziendali. I gruppi che gestiscono più aziende sotto la stessa proprietà sono tenuti ad effettuare sia bilanci singoli di ciascuna impresa, sia un bilancio complessivo che prende il nome di bilancio consolidato. Ecco, questa è un'altra cosa simpatica. È vero che io vi ho detto che uno può fare le scatole cinesi, no? Cioè, nel senso, aziende che magari partecipano a altre aziende o a due aziende diverse ma lo stesso proprietario, chiaramente però sono due entità diverse, e però c'è una verità che se io le qualifico o se il revisore si rende conto che quelle attività sono collegate, comunque bisogna tirar fuori poi sia dei bilanci singoli, ma anche un bilancio consolidato del gruppo. Il bilancio consolidato, vi dico la verità, è qualcosa con cui non ho mai avuto a che fare e mi avrebbe fatto piacere, perché come tutte le cose complesse mi affascina. Però dal bilancio consolidato, tu, come dire, vedi quella che è la politica delle singole aziende e poi c'è la politica del gruppo. Quindi, come dicevo, è complesso e quindi è anche interessante perché tu capisci quel gruppo, come si muove, qual è la sua bocca di fuoco, ma anche quali sono quelle società satellite attraverso cui magari fa alcune magagne o alcune, magagne sempre lecite, come voglio dire. Però, per esempio, magari come adotta una politica fiscale diversa, vantaggiosa, come stavamo facendo prima l'esempio, no? Io mi faccio la società che fa ristorazione e la società che invece fa la parte agricola, è chiaro? Quindi se distingo tra tutte e due, se le vedo singolarmente, poi, come voglio dire, ho una visione parziale. Se invece le vedo assieme, capisco il giochino, no? Dico, ah, ma quindi questo vende a quell'altro che sembra lui stesso, però facendo così risparmia. E poi vedo il bilancio consolidato. Quindi diciamo, mi sembra interessante. Sicuramente dovete sapere che i gruppi comunque presentano un bilancio consolidato, cioè sono proprio obbligatoriamente tenuti. Multinazionali della revisione, diverse aziende di piccole dimensioni possono avvalersi di società specializzate in certificazione della revisione di bilancio per poter accedere a finanziamenti e fondi europei. Qua il discorso è un pochino vario, però io devo un attimo risolvere una cosa di là, ragazzi, perché sono le 7 meno 10. Datemi 5-10 minuti di pausa, un secondo solo che finisco questo servizio e ritorno. Ok? Ok.
Elvio. 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 Leo, ci sei? Allora, rieccoci. Carico c'è, vediamo Mario pure penso ci sia. Sto qua, sto qua. Ci siete ragazzi? Ci prendiamo? Cristian mi sa che è arrivato a casa. Ci siamo. Sai, la camera simile a quella che io ho sopra, con il tetto con le travi in legno, bellissime. Sì, sì. Allora, ragazzi, riprendiamo. Vi stavo dicendo, sì, delle revisioni. Allora, il discorso qual è? Potrebbe capitare che per controlli uno, diciamo, debba presentare una revisione ufficiale del proprio bilancio. Chiaramente la revisione non la può fare chi ha redatto il bilancio, la deve fare un soggetto esterno, no, sennò controllore e controllato sarebbero la stessa persona. Quando questo controllo, salvo Equitalia e cose varie,
Ma quando è che questo controllo è richiesto? Quando, ad esempio, io sono una piccola società, tipo l'Albatros, e voglio partecipare ai fondi europei, che tra l'altro è veramente proprio il caso, perché se avete letto l'elaborato, a un certo punto vi parla di fattorie didattiche. Per esempio, io là pure interverrei pesantemente, perché tu hai una fattoria e non hai ancora intessuto relazioni con tutte le scuole del circondario, ma proprio come minimo tu tutti i bambini e di tutte le classi, di tutte le scuole, le devi portare a vedere l'orto, l'anatra, lo struzzo, eccetera, no? Quindi già quello, tra l'altro, paga lo Stato, perché ci sono i fondi europei. Ragazzi, io in tutto questo, quella cosa che vi ho scritto è un caso concreto che ho avuto modo di averci a che fare attraverso una società di amici che sono un'associazione di psicologi, e loro per esempio fanno gli orti sinergici, no? Con i bambini, quindi sono tutte cose che loro già fanno, pure per esempio il riciclaggio, gli fanno fare le giostrine oppure le cose per carnevale, il tamburello con le lattine di Coca-Cola per esempio, o con i tappi delle bille, insomma hanno abilità a fare questi progetti con i bambini, e in un paio di circostanze diciamo, gli ho fatto avere i fondi europei partecipando appunto a dei bandi con le scuole, cioè in concomitanza con le scuole. Loro facevano la parte, come dire, di educatori e psicologi, le scuole ci mettevano i bambini, e chiaramente poi ci sono dei partner tipo l'azienda dell'Albatros, ok, dove tu ti porti a fare la raccolta dell'olio, delle olive, li porti al frantoio, li porti a vedere come si coltivano gli spinaci, li porti a vedere come si fa l'orto sinergico. Quindi anche quella cosa dell'empowerment è effettivamente qualcosa che in questo momento c'è, anche perché a causa del Covid, come ho scritto, i ragazzi non hanno potuto seguire a scuola e quindi non hanno potuto socializzare, perché tu con la DAD, vedete, noi stiamo facendo lezioni a distanza, io vi sto trasferendo dei contenuti, ma la scuola per un ragazzo mica è solo questo, la scuola è anche litigare col compagno di banco, è anche la ragazzina che ti piace al banco successivo, è anche saperti difendere dal bulletto della classe, cioè, voglio dire, ci sono tutta una serie di esperienze di socializzazione che sono formative nella crescita dell'uomo, che chiaramente con la DAD quelle non le risolvi, perché il ragazzo sta a casa sua, sta davanti al computer e quindi sta finendo di essere isolato. E allora hanno messo questi soldi per le associazioni di promozione sociale o per le associazioni di psicologia, insomma, per chi è in grado di aiutare in questa carenza che si è venuta a creare con il Covid. Chiaramente in maniera assistita, per cui io sono un'associazione per esempio di psicologi e ti metto a garanzia che per ogni 5 alunni c'è un educatore, il quale ovviamente si preoccupa che i ragazzi siano distanziati, che i ragazzi vedano quello che è l'orto sinergico, come si fa, imparino giocando, non si picchino, non si menino, quindi insomma ci sono delle complessità. E allora però per poter accedere chiaramente ai fondi europei, chiaramente tu devi avere, come dire, tutti i sacri crismi, perché da Bruxelles a Giugliano in Campania ce ne corre, e quindi loro i fondi li hanno messi, però vogliono sapere per filo e per segno tu chi sei, come sei registrato, da quanti anni lavori, è veramente quello il tuo bilancio? Quindi una revisione può in alcuni casi essere, come dire, richiesta per accertamento, prima di avere appunto un finanziamento, soprattutto se è un finanziamento pubblico, è chiaro, devi avere i requisiti che loro ti specificano. Nel nostro caso, per fortuna, la revisione di bilancio non era uno di questi requisiti, non era necessaria, quindi insomma non c'è stato bisogno di presentarla, ma in alcuni altri fondi potrebbe essere richiesta. Chiaro questo discorso? Sì. Sì. Sì, perfetto. Okay. Sì. Perfetto, ragazzi. Allora, andiamo alla slide successiva. Ecco, veniamo come al solito alle cose legali che a me un po' mi scocciano, perché sono scritte burocratiche, quindi dobbiamo impararle, come dicono, no? Più che spiegato. Allora, i principi di redazione, questi fantomatici principi di redazione, sono stabiliti dalla legge, dall'articolo 24-23, che è del Codice Civile.
in due commi. Il primo comma dice: gli amministratori devono redigere un bilancio d'esercizio contenente tre documenti, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Quindi, come vi dicevo prima, il bilancio che cos'è? È un documento, in realtà è un gruppo di documenti. Non solo perché lo dice Gimo Pirozzi, ma lo dice proprio la legge, almeno questi tre, quindi stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Poi, nel secondo comma, il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico d'esercizio. Come vedete, ci sono sempre quelle tre paroline, no? Patrimoniale, economico e finanziario, che sono sempre la triplice natura dei conti, no? Conti di capitale, di reddito e numerari. Le parole chiave in questo secondo comma sono chiarezza e veritiero corretto, perché sono questi due macro principi di redazione, il principio della chiarezza e il principio della veridicità e correttezza. Allora, ragazzi, quando parliamo di esercizio, vabbè, io questa slide l'avevo creata inizialmente, proprio per me questo dovevamo partire da qua, poi ho detto, ma pensando soprattutto di avere dei ragazzini, non voi, come alunni, ho detto, ma loro non sapranno neanche che cos'è l'azienda, devo partire da altro, e quindi sono andati capitolo 1, 2, 3 e questo è diventato 4. Però inizialmente ero partito da qua, e quindi esercizio, ragazzi, ormai avete capito, esercizio in azienda significa un anno di attività, è chiaro? Quindi quando diciamo bilancio d'esercizio, non è l'esercizio matematica, è nel senso il bilancio dell'anno, ok? Occorre notare che non sempre l'anno solare coincide con l'anno fiscale, questa è una cosa che vi devo dire, perché nei paesi anglosassoni solitamente il loro anno fiscale va da marzo a marzo, ok? Il fiscal year, quindi diciamo dal primo marzo al 28 febbraio, chiaramente, quindi questo è solitamente l'anno fiscale. Può capitare quindi che aziende, ad esempio anglosassoni, che operino in Italia abbiano questo sfasamento, perché noi siamo abituati a farlo coincidere l'anno solare con quello fiscale, per loro invece va da marzo a marzo, anche se poi in tutta verità quando noi facciamo la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dei bilanci, soprattutto la chiusura dei bilanci, i commercialisti, se ci andate in modo di questo periodo, vi vogliono menare, perché non hanno neanche il tempo di respirare, perché loro entro il 31 maggio devono consegnare diciamo la redazione del bilancio dell'anno precedente. Quindi comunque ricordatevi che dal punto di vista sia fiscale sia diciamo delle misurazioni, io oggi misuro quello che è stato ieri, no? Quindi è sempre un pochino sfasato, spostato. Dal punto di vista fiscale, quindi per fiscale io intendo i tributi dovuti, le tasse da pagare su quel bilancio, in alcune aziende, soprattutto quelle estere, l'anno fiscale va da marzo a marzo, quindi ci potrebbero essere degli spasamenti tra la gestione operativa. Ragazzi, per esempio, dove ho lavorato io per British Telecom, no? Che erano le telecomunicazioni anglosassoni, però loro hanno aperto anche il mercato in Italia. E quindi chiaramente i bilanci loro erano da marzo a marzo, però poi la gestione e l'attività strategica e operativa era svolta chiaramente nell'anno solare, quindi c'erano a volte degli sfasamenti. Questo io ve lo devo dire, perché comunque se no dici, ma che cos'è sta cosa? Ve lo sto spiegando. Quindi c'è questo sfasamento. Però comunque noi consideriamo sempre alla fine, nelle nostre valutazioni, quando facciamo per esempio i bilanci prospettici o analizziamo gli indici di bilancio, facciamo su anno, cioè nel senso 2012, per me è dal 1 gennaio al 31-12, quando facciamo quelle valutazioni lì, insomma, consideriamo l'anno solare. Allora, andiamo avanti. Sembrano due sciocchezze questi due commi, ma in realtà da questi due commi derivano una quantità di cose non di poco conto di cui tener conto. Andiamo a pagina 11 e vediamo il principio della chiarezza. Allora, distinta indicazione, che cosa significa principio della chiarezza? Significa distinta indicazione dei componenti di reddito che vanno nel conto economico, dai componenti di patrimonio, ok?
okay, che invece vanno nello stato patrimoniale. Allora ragazzi, il conto economico da un certo punto di vista è quello più semplice dei prospetti, perché nel conto economico, ricordatevi questo, ci vanno solo costi e ricavi, nient'altro. Non c'è niente di patrimoniale e non c'è niente di numerario. Non possiamo dire lo stesso dello stato patrimoniale, perché nello stato patrimoniale ci vanno tutti gli investimenti in essere, quindi ci vanno tutti i valori numerari, ma anche alcuni economici, vedremo rate e riscontri, insomma, ci sono alcune variazioni. Nonché tutti i dati patrimoniali, se no i dati patrimoniali dove vanno, tra l'altro siamo stato patrimoniale, ci sta proprio nel titolo patrimonio, no? Quindi il capitale sociale, le riserve, dove vanno? Vanno nel patrimonio, quindi nello stato patrimoniale, è chiaro? Allora, quindi chiara questa distinzione. Principio della chiarezza significa distinta indicazione dei componenti di reddito, che vanno a conto economico, dai componenti di patrimonio, che vanno a stato patrimoniale. Significa poi distinzione tra componenti ordinari relativi alla gestione caratteristica e componenti straordinari relativi alle gestioni accessorie o straordinarie. Caso dell'azienda casearia, lo sappiamo cosa significa ordinario e straordinario, no? Ormai l'azienda casearia, i costi di cavi di latte e latticini ovviamente riguardano la gestione tipica, mentre invece nella stessa azienda casearia i cavi di vendita derivanti da ho scritto merendine di latte o terreni, cioè tutt'altro, chiaramente sono gestione straordinaria. Presuppone inoltre questo principio della chiarezza cinque altri sottoprincipi, ok? Cioè, che facciamo rientrare nel principio della chiarezza, ma in realtà ognuno di essi è distinto. Innanzitutto quello più importante, secondo me, è il principio della prudenza, cioè si devono escludere gli utili sperati. Gli utili sperati non si scrivono in bilancio, chiaro? Non hanno proprio scrittura. Io non posso dire forse Salvio mi pagherà, forse Elvio mi pagherà 1000. Non è, se no potrei scrivere pure 10.000, potrei pure scrivere che 10 persone mi devono dei soldi. Diventerebbe falso, no? Falso in bilancio. Quindi si devono escludere gli utili sperati, per cui si possono indicare solo gli utili realizzati entro l'esercizio. È chiaro? Solo quelli realizzati. Si deve invece tener conto dal punto di vista, noi dobbiamo essere il principio della prudenza, la prudenza da vincere, no? Significa che in qualche modo sottostimo le cose positive e sovrastimo quelle invece negative, perché se metto in conto dei rischi che poi non si verificano, non si verificano, però io sono stato prudente, no? Il principio della prudenza, quindi gli utili sperati non si fanno, mentre invece i rischi li devo scrivere, cioè se io ho un credito verso Leonardo, ma so che Leonardo sta fallendo, Cornander, è probabile che Leonardo non mi dà quei soldi, quindi quel credito che io ho e che iscrivo a bilancio, perché lo devo iscrivere, giustamente, perché carta canta, la cambiale sta qua, quindi è un credito effettivo. Però io devo aprire un fondo di svalutazione crediti dove vado a considerare che forse su 100 euro Leonardo me ne darà 50, è chiaro? Quindi i rischi invece li devo scrivere, è chiaro? E allora si deve invece tener conto di rischi e perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura. Inoltre i valori delle attività vanno iscritti al valore più basso tra quelli ragionevoli. Questa è un'altra cosa importante. In una delle domande che faccio nel compito c'è scritto: l'immobile viene vale 270.000 euro, l'azienda lo compra 250.000, come viene iscritto in bilancio? Come lo valuto? Lo valuto a 270.000, che è il valore di mercato, o a 250.000, che è il valore d'acquisto? Ecco, in base al principio della prudenza, devo iscriverlo al valore minore tra il valore di mercato e il valore di presumibile realizzo, chiaro? Quindi quell'immobile, benché sul mercato valga 270.000, io lo devo iscrivere tra le immobilizzazioni materiali al valore di 250.000. Se poi dopo 10 anni, dopo 5 anni, io lo riesco a vendere di nuovo a 270.000 euro o a
300.000 perché il mercato immobiliare è andato in crescendo, non lo so, oppure ho fatto degli incrementi di valore all'interno, l'ho arredato, non lo so, e allora io conseguirò poi una plusvalenza. Ma io al momento devo mettermi, per il principio della prudenza, nella condizione che lo devo valutare 250.000. È chiaro? Almeno come valore di iscrizione. Chiara questa cosa? Sì, chiarissimo. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Ok. Perfetto. Sì, sì, ci siamo. Chiaro, chiaro. All'interno del principio della chiarezza, un altro dei cinque principi sottintesi è quello della continuità aziendale. Questo, vabbè, è, diciamo, è un po' un'ipotesi che facciamo, che diamo per scontata, e cioè le valutazioni vengono eseguite nel presupposto di funzionamento, cioè nell'ipotesi di permanenza dell'azienda nel tempo. Cioè, quando io scrivo un valore, lo scrivo in... sottintendendo che l'azienda sta in funzionamento e continuerà a funzionare, non che domani chiude, è chiaro? E perché, ragazzi, questo sempre nella domanda che ho fatto pure nel compito, quando dicevo, allora la domanda è la seguente, così forse la riuscite a focalizzare: a causa del Covid l'azienda sta comunque, l'Albatros sta comunque valutando l'ipotesi di vendere tutto o di vendere un ramo d'azienda. Quindi quanto valuta l'azienda per un eventuale compratore? Ecco, allora io lì, come vedete, viene meno il presupposto di continuità, perché io sto chiudendo nel caso della liquidazione. Nel caso anche della cessione, l'azienda continua a funzionare, però io ovviamente faccio una valutazione del capitale finalizzata alla vendita, non finalizzata a quanto vale questo complesso di cose. E allora quella è una configurazione di capitale che non è il capitale economico, ma il capitale di cessione o di liquidazione. Il capitale di cessione ovviamente vale meno del capitale economico, perché io sto pensando di chiudere. E allora, se vi ricordate il concetto di complesso, combinazione produttiva, no? I famosi ingredienti che poi fanno la torta. Allora, per me quel complesso ha un valore superiore alla somma dei singoli prezzi, perché io sto pensando di fare la torta. Ma nel momento in cui io la torta non la voglio fare più, perché per me queste sono semplicemente delle rimanenze che voglio vendere, di cui mi voglio liberare, perché boh, mia figlia si sposa e c'ha già una cosa di soldi, oppure mi sono fatto vecchio e non voglio più lavorare, non ho gli inventori, quindi monetizzo tutto quello che posso, arrivederci ai suonatori, me ne vado a vivere sulla montagna. Cioè, allora in quel caso è chiaro che non vale più il concetto di combinazione produttiva, perché io quei fattori produttivi non serviranno più a realizzare la torta. E allora qual è il loro valore? Sicket semplicite, il singolo valore dei prezzi a cui li acquistate in drogheria. Quindi sacco di farina un euro vale un euro, sacco di che ne so, i limoni, quando ho pagato un euro valgono un euro. Quindi nel caso del capitale di cessione, chiaramente, non essendoci più il presupposto di continuità aziendale, soprattutto nel caso della liquidazione, perché io se la cedo l'attività, può darsi pure che chi la sta comprando chiaramente voglia continuare una produzione o una parte della produzione, magari vorrà cambiare delle cose, certi prodotti non li farà più, ma altri sì. Però nel caso del capitale di liquidazione, cioè io sto proprio liquidando l'azienda, cioè concludo l'attività economica, lì viene meno il presupposto di continuità e quindi chiaramente diciamo, le valutazioni sono diverse. Quindi questo principio della continuità aziendale noi lo dobbiamo comunque citare, perché come un presupposto, però questo presupposto può anche decadere nel momento in cui l'imprenditore decide di chiudere l'attività. Chiaro? Queste cose io le devo spiegare, perché sennò lo magistra, magari uno non lo dice, però è rilevante. Allora, principio della competenza economica, veniamo ad un altro fondamentale, quindi sempre nella chiarezza è presupposto, cioè fa parte della chiarezza anche il principio della competenza economica. Che significa? Significa che il reddito va determinato attribuendo i costi e i ricavi all'esercizio cui si riferiscono economicamente, senza considerare le relative manifestazioni numerarie.
Ad esempio, se a novembre si compra un trattore, ma lo si comincia a pagare a febbraio, la quota parte del costo va imputata all'anno di novembre, è chiaro? Mentre l'uscita è un affare che riguarderà l'esercizio successivo, l'anno prossimo. È chiara questa cosa, ragazzi? Il principio di competenza economica è strafondamentale per capire come contabilizziamo noi, almeno in Italia. Cioè, vale per tutti quelli che sono i costi pluriennali, dove avete visto abbiamo l'ammortamento. Il trattore costa 40.000, ma qual è la quantità di costo del trattore? 10.000, perché se lo ammorto in 4 anni vuol dire 4 rate da 10.000. E allora è vero che il trattore ha un costo complessivo di 40.000, ma attraverso le scritture di assestamento e quella di ammortamento io faccio comprendere che è di competenza dell'anno 2021 soltanto la quota di 10.000, è chiaro? Voglio dire, questa cosa vale chiaramente sia per i costi, sia per i ricavi, sia per le entrate, sia per le uscite. Io a un certo punto di questa gestione comunque mista, dove ci sono fattori a fecondità semplice che si esauriscono subito durante l'anno e fattori a fecondità ripetuta che invece sono costi pluriennali, devo avere una visione d'insieme, ma poi devo tirare in qualche modo delle linee, cioè devo fare una fascia per dire ma io quest'anno, sta azienda, che cosa è successo, quanto ha redditato e quanto no. In questo tracciare la linea, chiaramente per i principi che abbiamo visto prima vengono comunque tenuti conto anche i rischi per le cose successive. Però intanto una linea viene tracciata, è chiaro? E io so quest'anno quanto ho approfittato, quanti utili posso redistribuire tra me e i soci, quanto devo pagare di imposta. È chiaro, se non si tira una linea non si hanno i valori poi, come dire, sui quali prendere le decisioni. Chiaro il principio della competenza economica, ragazzi? Scusa, sì, Girolamo, ma posso fare una domanda? Sì, tra l'altro ditemi prima se avete compreso questo argomento. Vedo anche Mario con la mano alzata. Sì, tutto a posto. Sì, questo sì, l'ho capito, sì. Però tu dici se compro un trattore a 40.000 euro, perfetto, io metto nei costi dell'anno di 40.000, lo metto o metto solo l'ammortamento? Avrai, tutti e due, avrai nello stato patrimoniale impianti 40.000, autovetture, automezzi, questo è il punto corretto per il trattore. Avrai automezzi 40.000, che è il valore chiaramente di questo investimento, va bene? Poi avrai a fine anno, a 31-12, una scrittura di ammortamento che sarà ammortamento a automezzi 10.000. E quindi, come vedi, automezzi ce l'hai una volta a 40.000 in dare e una volta a 10.000 in avere. Quindi, come puoi vedere, si storna, ok? Nel conto economico avremo i 10.000 dell'ammortamento, della quota ammortamento. Nello stato patrimoniale avremo un valore di impianto di 30.000 l'anno successivo. È chiaro? Ah, ok. Perché i 10.000 sono, cioè, è l'usura e la svalutazione che l'automezzo ha ricevuto in virtù del fatto che è stato già funzionante per un anno. Quindi quando riapro il mastino di automezzi nell'anno successivo, il valore sarà 30.000, è chiaro? Mm-hmm. Ragazzi, lo so, dovremmo vedere proprio materialmente le scritture. No, va bene, ok. Nel conto economico però sempre nei costi l'avrò. 10.000. Nel conto economico tu c'hai il costo della quota di ammortamento, perché c'è una sezione, ma lo vediamo, e dopo li vediamo i prospetti, cioè in questo caso sono i prospetti. Quindi avrai ammortamenti in conto economico e quindi quei 10.000 si chiudono lì perché sono un costo e abbiamo detto che costi e ricavi si chiudono, solo costi e ricavi si chiudono dentro al conto economico, ok? Sì. Per contro, nello stato patrimoniale, tu quando fai la prima scrittura hai 40.000 di automezzi. Automezzi è chiaramente un investimento, è un'attività, è chiaro, un vanella attivo di bilancio. Perché, sì. Lo so ragazzi, purtroppo io do per scontato che questo accade. Allora, lo stato patrimoniale è un prospetto a due facce.
da un lato ci sono, da un lato c'è l'attivo, dall'altro c'è il passivo, ok? Il totale attivo deve essere sempre uguale al totale passivo, perché infatti si chiama pareggio, questo sentite pareggio di bilancio, perché è sempre in pareggio. La quantità degli investimenti in essere è sempre pari al finanziamento di questi investimenti, ok? Quindi da un lato abbiamo, come dire, il valore dell'azienda in termini patrimoniali, perché chiaramente un automezzo, così come un immobile, è un qualcosa di patrimoniale, no? Lo capiamo. E quindi dall'altra parte, sempre dello stato patrimoniale, abbiamo come sono finanziati questi investimenti. Quindi avremo il patrimonio netto, cioè il capitale sociale, quello che mettiamo noi come investitori, poi avremo le banche, i mezzi di terzi, avremo i debiti, e quindi diciamo, ma questo lo vediamo dopo però, se no diventa confusivo. Soprattutto dobbiamo tenere il prospetto davanti. Però rispondendo alla tua domanda, ribadisco, la scrittura è automezzi a debiti verso fornitori, che chiaramente dovremmo pagare questo automezzo che stiamo, questo impianto che stiamo comprando, per 40.000, con automezzi che va a chiudersi nell'attivo dello stato patrimoniale. A fine anno, siccome siamo dei bravi contabili, diciamo, ma qual è la quota di costo reale di questo investimento di quest'anno? 10.000. E quindi andiamo a stornare dal conto automezzi che avevamo messo in dare la scrittura quota ammortamento a automezzi 10.000. Il mastrino l'anno successivo si troverà quindi 40.000 meno 10.000, 30.000 in automezzi, stato patrimoniale, mentre nell'anno corrente la quota di ammortamento è andata a chiudersi nel conto economico di quest'anno e ci ha detto, nel conto economico, ricordati che quest'anno hai avuto un costo per la quota di competenza, principio di competenza di quest'anno, di 10.000 per l'automezzo. Chiaro? Chiaro, chiaro. Gino, ti volevo solo chiedere una cosa, perché sì. Ma il periodo di ammortamento, sì. Lo definisce chi? Lo definisce la legge. Sì, non l'ho ancora, non so se forse qualcosa l'aveva accennato, comunque insomma lo diciamo, ragazzi, purtroppo siamo arrivati adesso a fare le lezioni di contabilità, quindi inevitabilmente qualcosina che ho accennato, lo so che magari manca della spiegazione che la stiamo affrontando adesso. No. Lo decide chiaramente lo Stato. Cioè tu hai il testo unico delle imposte sui redditi, che chiaramente ogni anno si aggiorna perché cambiano le aliquote, cambiano delle cose, cambiano anche i beni che prima non c'erano, magari adesso ci sono, bisogna capire quanto vanno ammortati, in quale categoria rientrano. Vai a leggerti sta cosa, che è un pochino come l'IVA, cioè chi me lo dice l'IVA, lo dice sempre lo Stato, vai lì e ti scorri, vedi tutte le categorie, vedi il tuo bene, che sono i polli dove sta l'IVA al 10%. Tra l'altro questo sta volutamente sbagliato nel compito, perché io vi ho messo che quella partita sta al 4%. Mi farebbe piacere che qualcuno rilevasse l'errore e dicesse, ah, in realtà però andavano considerati al 10%, perché pollame e carni fanno parte dell'IVA al 10%, non al 4%. Stanno considerati come ortofrutticoli, per intenderci. Vabbè, comunque. Quindi dicevo, ci sta sempre il riferimento normativo e la bravura del commercialista è anche questa, perché poi dici il commercialista ha combinato il guaio? Perché magari un commercialista che non si è aggiornato o anche un bravo commercialista potrebbe non aver letto quel giorno che ne va a breve, non ha letto il Sole 24 Ore, quello proprio quel giorno hanno pubblicato che nella Gazzetta Ufficiale hanno spostato quella aliquota di quel comune da tot a tit, e chi l'ha sbagliato calcolo il bici, cioè voglio dire è il motivo per il quale a me non piace molto quel lavoro, perché alla fine non c'è niente di creativo, cioè da aggiornarsi costantemente, ma al finale sono numeri, cioè non dicono niente, però puoi sbagliare e poi Equitalia ti può fare il bucio, come si suol dire. Quindi sì, ce lo dice lo Stato,
basta scrivere, in questo oggi siamo tra l'altro agevolatissimi, cioè se io voglio sapere la quota di ammortamento, l'aliquota di ammortamento di un qualsiasi bene, lo scrivo su Google e mi escono tot link da cui posso tranquillamente attingere o arrivare a quello che è riferimento normativo, perché magari va a finire sul sito del Ministero dell'Economia, per esempio. Chiaramente quando prendete da Google, ragazzi, ma vale pure per le notizie di Facebook, no? Cioè fate sempre ben attenzione a chi è la fonte. Cioè, se vado a finire su Studio Associato Pizze e Fichi, sì, mi comincio a prendere l'informazione, ma cioè io non lo conosco manco a suo signor Pizze e Fichi, non so manco se la laurea se l'ha presa, che ne so, a Taralluce B. Quindi cerco sempre poi di andare a finire sui siti istituzionali, da lì traggo l'informazione aggiornata e sicura, è chiaro? Nel caso dell'automezzo, anche là, io se leggete il testo del compito che ho scritto, viene considerato come un'autovettura, e anche quello in realtà è errato, perché se andate a vedere nel riferimento normativo, questa è l'altra cosa che pure ho messo volutamente sbagliata, vabbè, ma comunque ci stanno diverse voci per i trattori e è palese che in un agriturismo il trattore vada considerato come mezzo agricolo, ok? Quindi andava ammortata addirittura al 9%. 9%, capite che per 10 anni fa 99%, significa che l'ammortamento altro che 4 anni, era un ammortamento da passi in più di 10 anni, con la rata, perché poi 9%? Perché 9 per 10 è appunto 99 e resta quell'1% che, guarda caso, solitamente è il canone finale di riscatto del leasing. Nel leasing abbiamo detto, sicuramente ve l'ho detto, c'è una ultima rata che è detta rata di riscatto, dove effettivamente l'utilizzatore finalmente acquisisce la proprietà del bene, e quell'ultima rata solitamente è fissata all'1%. Perché? Perché il trattore, essendo una macchina agricola e sostanzialmente un bene strumentale, solitamente si prende al leasing. Chiaro? Vedete, poi le cose si trovano. Ho risposto a tutte le domande, no? C'era Mario che voleva chiedermi qualcosa. Mario, dimmi. Mario? Oh, Giro, io non ho detto niente. No, avevi... allora forse avevi premuto. Perché c'è questa funzione, non so, penso l'avete vista in un po' di lezioni. In basso a destra c'è alza la mano, che... per me significa l'alunno mi sta segnalando che vuol dire qualcosa, quindi magari una domanda. Come... l'ho pigiato causalmente. Ok, va bene. Vabbè, adesso intanto sapete tutti che se volete fare qualche domanda potete avvisarmi anche con questo tasto. Allora, andiamo avanti. Quindi il principio della competenza economica molto molto importante e anche caratterizzante della nostra contabilità, e cioè... è l'elemento separatore, cioè noi dobbiamo considerare costi e ricavi di competenza, è chiaro? Quindi dobbiamo considerare tutto, però quello che poi va nei prospetti annuali è appunto ciò che è di competenza di quell'anno. Ci sono alcune operazioni, ragazzi, non le vedremo perché, cioè, ripeto, siamo a fare un corso di contabilità, eravamo fatti 3 anni fa, ma però anche questo lo devo dire. Nelle scritture di assestamento, come ci sono gli ammortamenti che sono relativi ai costi tipo impianti, no, ai costi pluriennali, abbiamo visto i fattori a fecondità ripetuta, così ci sono anche ratei e risconti. È il caso dell'esempio che ho fatto, cioè io il trattore l'ho acquistato a novembre, ma magari lo comincio a pagare a febbraio dell'anno prossimo. E allora io ho uno sfasamento, oppure anche pago una parte adesso e un'altra parte nell'anno successivo, quindi si ha un, come dire, il 31-12 mi capita in mezzo, no? Quindi questo pagamento è a cavallo di. E allora quando succede questo si ha luogo a ratei e risconti attivi e passivi, e quindi chiaramente anche lì perché devo separare. L'atto di gestione è unico, però sì, siccome avviene comunque in un intervallo di tempo nel quale capita in mezzo il 31-12, io chiaramente devo distinguere la parte di competenza di quest'anno e la parte da riportare all'anno successivo,
che siano essi crediti o debiti, che siano essi costi o ricavi, è chiaro? Perché appunto io al 31-12 devo avere lo spartiacque che mi dice quell'anno quant'è, ok? Quindi ci sono anche queste tra le scritture di assestamento. Tra l'altro, vabbè, con 7 amici ragionieri, scusate gli sconti, quando facevamo gli esercizi, ognuno di noi si trovava con un risultato diverso. Non so come facevamo, però in 7 soluzioni diverse. Vabbè. Allora, ovviamente significa che 6 erano sbagliate, non è che ci stanno 7 risposte positive. Andiamo avanti. Principio della competenza economica, come vedete qua, per motivi di spazio, insomma, ho dovuto riportare sopra una sorta di nota. Il principio della competenza economica a sua volta sottintende realizzazione dei ricavi, cioè che i ricavi siano stati finanziariamente monetizzati, ovvero che lo scambio sia realmente avvenuto. Cioè, devono essere avvenute entrambe le cose, sia la realizzazione del ricavo monetizzato, sia chiaramente l'avvenuto scambio, cioè la merce te la devo aver mandata, il bene e servizio sia stato concretamente fornito. Inerenza dei costi, i costi siano relativi a processi produttivi realizzati, quindi non futuribili, e i costi non siano più correlabili ad altri ricavi di futuri esercizi. Vabbè, questo è una precisazione, ma la cosa importante che mi interessa è che avete capito il principio di competenza economica. Andiamo avanti, principio della costanza dei criteri valutativi, si legge un po' male, ci devo mettere un po' di grassetto sotto, di penombra. Allora, principio della costanza dei criteri valutativi, questa è un'altra cosa importante. I criteri di valutazione delle poste del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro così, salvo che per fondati motivi, ok? In tal caso bisogna darne giustificazione nella nota integrativa. Ad esempio, cambio dal metodo di valutazione delle rimanenze da LIFO a FIFO. Ok? Quindi che cosa ci dice questo principio? Che io non è che posso cambiare ogni volta come mi conviene, ok? Devo giustificare nella nota integrativa perché eventualmente cambio un principio di redazione, sempre tra quelli consentiti, ok? Un criterio di valutazione. Diverso è, questa stiamo parlando ragionieristicamente sempre di presentazione dei bilanci, però per esempio, tornando sempre alla domanda del compito, quella sul capitale economico, no? Dice, ma io come lo devo valutare per vendere questa azienda, quanto vale? Ecco, è chiaro che lì io faccio delle valutazioni diverse, perché il giustificato motivo c'è, sto pensando di vendere l'azienda. E allora, per esempio, oppure per esempio sto pensando di quotare in borsa, ragazzi, e torno a quei metodi finanziari che vi ho citato, il discounted cash flow, il DCF, oppure l'EVA, Economic Value Added. In quel caso, ma secondo voi, io se devo quotare un'azienda, la mia azienda in borsa, mi conviene mantenere il principio della prudenza? Vediamo se ci ragioniamo. Secondo me no. Perché? Perché sicuramente se io faccio dei valori più alti posso essere più tentato. Se devo essere prudente e devo cercare passo perfetto. Leonardo ha perfettamente intuito da imprenditore, se io devo quotarmi in borsa e quindi devo valorizzare il mio capitale sociale, no, io spero che emetto azioni per un euro e dopo un anno quelle azioni valgano 2 euro, per esempio, no? Allora significa che già farà una buona impressione, no? Cioè vuol dire che devo in qualche modo dire che sono forte, che sono la squadra migliore, stavo per dire la Juve. No, lì siete considerati ladri e non fate una bella figura. Massimo, non ci sta più Massimo, ci sta. Però siete affidabili dal punto di vista finanziario, almeno per come sono, diciamo, le valutazioni oggigiorno. E allora, per esempio, la valutazione delle rimanenze, no? La valutazione delle rimanenze, io se la faccio col metodo LIFO, probabilmente sono più prudente. E quindi rispetto, come dire, il principio della prudenza dei principi contabili di redazione.
il legislatore è felice, il nostro revisore contabile è felice e siamo tutti, va bene. Diciamo che se quelle rimanenze in realtà dovessero valere di più di quanto io le ho stimate, si parla di riserva di valore occulto, cioè l'azienda vale più di quello che io ho stimato, ma io lo sto facendo perché voglio essere prudente, non ho ragione di non esserlo. Nel momento in cui invece però io devo andare a dire ma quanto vale la tua azienda a degli potenziali investitori, e io devo smettere di essere potente, di essere prudente, io gli devo far vedere che la mia azienda in realtà, anche se è stimata a 100, ma vale perlomeno 150. E anzi, grazie ai nostri fantasmagorici progetti e il nuovo business plan del marketer, non lo so, Giovanni Marigliano, in realtà tra due anni varrà pure 200.000, è chiaro. E quindi è così, chiaramente, creo fiducia negli investitori, le mie azioni salgono, la gente investe, la gente li compra, il prezzo levita e quindi il mio capitale sociale, che in realtà magari era di 20.000 euro che avevo investito inizialmente e che ho messo sotto forma di azioni, adesso diventa di 40.000. È chiaro? Quindi non è sempre vero. Noi stiamo parlando, quello che vi sto dicendo rientra nei principi di redazione ufficiale del bilancio, ma poi la valutazione dell'azienda è un qualcosa che extragiuridico, cioè in determinate circostanze possono venir meno, anzi si deve abbandonare certi criteri. Per esempio, come dicevo, l'EVA e discounted cash flow, praticamente questo tipo di valori, di questo tipo di voci le valorizza, è chiaro. Addirittura, per esempio, quando vado a fare la valutazione del capitale economico, nell'EVA questa cosa va in riserva di valorizzazione, di valutazione dell'IFO. Cioè, ti sto dicendo con una specifica voce, guarda che all'IFO le varie rimanenze stanno valutate così. Siccome in realtà valgono di più, c'è una riserva di valore, io adesso te la faccio vedere, e ammonta a tot. Quindi quel surplus che io tenevo come riserva occulta, adesso lo manifesto, perché sto cercando di farti capire quanto vale veramente la mia azienda. Chiaro? Ok. Comunque, diciamo, dal punto di vista bilancistico, la cosa che rideva, lo dice la parola stessa del principio, la costanza dei criteri valutativi. Significa che non è che il contabile può cambiare a capa sua ogni anno le valutazioni delle cose. Deve seguire una linea. Quella linea dove sta specificata? Nella nota integrativa. Qualora sussistano motivi, come ad esempio questo, valutazione sul mercato azionario, io te lo spiego e ti dico che ho cambiato il criterio da LIFO a FIFO, perché con FIFO mi vengono dei valori di rimanenze magari più alti, è chiaro? Quindi l'importanza, ragazzi, allora la cosa bella che devo dire, io in analisi di bilancio ho avuto un ottimo voto, comunque, diciamo, la cosa importante che mi disse la professoressa e io poi, diciamo, così ho fatto, è che voi potete sempre specificare. Siccome stiamo parlando, non stiamo parlando dell'angolo dell'atmosfera, che se lo sbagliamo lo shuttle si appiccia e perdiamo gli astronauti, cioè quindi non stiamo parlando di cose precisamente puntuali, ma di stime, la cosa importante, più che diciamo la seccatura della stima o meno, cioè se è vera oppure no, è che tu dica perché viene fuori quel valore e quindi in una nota tu descriva quale criterio hai adottato e perché. Una volta che è chiaro quello, uno alza le mani, poi chiaramente tutto è opinabile e contestabile, si deve vedere se quello che hai fatto poi rientra comunque nella legalità o se sei caduto nell'illecito, però perlomeno tu l'hai scritto, quindi non potrai essere accusato di non essere stato chiaro. Ultimo dei cinque criteri sottintesi dalla chiarezza, potremmo dire, è il divieto di compensazione delle partite. Questo lo accennai già. Gli elementi eterogenei di bilancio, anche se hanno segno opposto, devono essere valutati separatamente. È vietato riportarne soltanto il saldo. L'esempio proprio qua, proprio facile da capire, se io ho crediti 100 e debiti 30, non posso scrivere direttamente crediti 70. È chiaro? È vietato. Da chi? Dal principio della compensazione delle partite. È chiara sta cosa?
Sì. 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 Okay. Andiamo avanti con la pagina successiva, anche se vedo che sono le 8 meno un quarto quasi. Fammi vedere un attimo fino a dove possiamo arrivare. E vabbè, cerchiamo di fare almeno queste altre due. Sì, anzi, allora finiamo la slide, le slide su principi di chiarezza e veridicità e correttezza, così questo micro argomento lo chiudiamo e poi la prossima volta vediamo finalmente questa struttura del bilancio che sembra un po' un parco ormai. Allora, cosa c'è ancora da dire sulla chiarezza? Alcuni principi possono cozzare tra loro. Chi vince? Lezione scorsa abbiamo detto, nel caso per esempio della legge, no, possono esserci dei testi di legge diversi e possiamo trovare dei conflitti, cioè in un testo leggo che magari ho ragione io, in un altro testo ha ragione il mio avversario, diciamo, legale, no? L'imputato, insomma. E allora chi ha ragione? Cioè, come faccio? Abbiamo detto, in base alla forza di legge. Cioè, quanto vale il testo da cui tu prendi la tua motivazione buona e quanto vale il testo da cui lui prende la sua motivazione buona? Se tu prendi dalla Costituzione e lui dal codice civile, vinci tu perché la Costituzione è più forte. Stessa cosa in contabilità. Come funziona? Cioè, nel caso in cui ci siano dei conflitti o delle situazioni, diciamo, di contatto. Allora, per esempio, la pubblicità. I costi per pubblicità natalizia andrebbero spesati nell'anno, nello stesso anno, no? Mentre i costi per pubblicità generica di brand andrebbero imputati a più esercizi, perché io sono la Nike oggi, ma lo sono anche domani e lo sarò probabilmente anche dopo la fine dei due giorni. Quindi, voglio dire, è un costo pluriennale quello se faccio una pubblicità solo del marchio Nike, no? Mentre invece se faccio la pubblicità del Natale 2021 con l'offerta delle Nike Air a meno 50%, quello è palese che per competenza economica è di quest'anno e basta, perché la promozione è palesemente, come dire, focalizzata su un periodo. E allora i costi di brand andrebbero imputati in più esercizi, no? Quindi tanto quanto quelli previsti per essere a regime. Tuttavia, la web agency chiede un canone unico. Mica ti fa una distinzione tra le due cose. Tu vai in web agency e dici: senta, lei mi curi il mio brand, i miei prodotti, quanto le devo? Dice: ok, allora il nostro marketing man ha stipulato questo piano digitale per lei e le facciamo un canone mensile di 2000 euro, quindi lei paga 2000 euro al mese per tutto. Quindi sia per la pubblicità, per esempio per la fanpage, che è generica, no? Cioè, lì sto facendo pubblicità di brand, cioè sto pubblicizzando il mio marchio, è chiaro? Sia per le pubblicità sponsorizzate di prodotto, il cuoco natalizio, ok? Quindi, come faccio? Allora, si segue il criterio di ammortamento pluriennale previsto dallo Stato, ok? Allora, dopo vediamo la risposta. Un altro esempio può essere quello degli impianti. Si attua un'imputazione dei costi che segue il piano pluriennale previsto dai coefficienti di ammortamento della normativa. Tuttavia, il recupero dei ricavi potrebbe richiedere un piano elastico, dipendente anche dall'effettivo livello di sfruttamento degli impianti e che potrebbe impiegare più tempo. Cioè, abbiamo visto che diciamo, i ricavi devono essere relativi al periodo di competenza, no? Cioè a tutti i periodi di competenza. Io presuppongo di utilizzare quel trattore 4 anni, quindi i ricavi devono essere imputati a quei 4 anni. Ma il trattore potrebbe anche, che ne so, essere utilizzato di meno nel tempo, cioè lo sfrutto di meno, per esempio il terzo anno, perché per una legge non lo posso più prendere, cacchio ne so, per le emissioni di CO2, e quel trattore mi dura 5 anni, quindi anche il recupero dei ricavi adesso imputabile dovrei farlo su 5 anni. Quindi anche in questo caso ci sono un po' di conflitti tra i principi che abbiamo visto prima. Allora, in Italia il criterio della prudenza è prioritario rispetto a quello della competenza. Quindi, come al solito, da buoni conservatori, noi siamo prudenti, sottostimiamo, ok? Perché l'imprenditorialità è chiusa e le grandi aziende fanno capi a gruppi familiari, ecco qua.
Il principio di prudenza permette loro di mantenere in azienda un maggior valore costituito dalle plusvalenze del capitale o riserve occulte di capitale. È bello che pure a distanza di tempo vedo che ho scritto le cose che io avrei scritto, quindi è poco mio sto voto. Allora, è chiaro sto punto? Cioè, in Italia noi tendiamo a sottostimare, cioè a mantenere il principio della prudenza come quello più rilevante, anche rispetto a quello della competenza, perché chiaramente la nostra imprenditoria, ragazzi, è chiusa. Cioè, ho letto forse l'altro ieri, quando stavo io all'università, l'80% del tessuto imprenditoriale italiano era PMI. Mi ero già reso conto che eravamo arrivati almeno al 90%. L'altro ieri ho letto che il nostro tessuto imprenditoriale è il 98% ormai costituito solo da piccole e medie imprese. Non mi meraviglia, perché quelle poche grosse che avevamo, tipo la Craft o altro, sono state vendute, soprattutto nel periodo da Renzi in poi, in gran parte ai francesi, che sono venuti a fare ovviamente i padroni da noi, e noi gliel'abbiamo lasciato fare. E quindi voglio dire, se tu hai il 98% di piccole e medie imprese, ma è normale che quello cerca, come dire, di tenere tutto sotto banco, anche perché se tu quella riserva di valore la espliciti, chiaramente aumenta l'imponibile, aumentano le tasse. No, noi dobbiamo tenere tutto sotto banco, perché siamo dei fottuti ladri di merda, questa è la concezione che abbiamo, la concezione del contadino. Se tu vai in America, infatti sotto c'è l'America, è l'esatto opposto, perché in America io ottengo il tuo dunque, direbbe Siziani, no? Cioè, quanto vale questa azienda? È stimata 120.000, ma vale 150.000. E beh, cazzo, allora io te la vendo a 150.000. Questo è il mio vero valore di mercato, questo è il valore sul mercato azionario. E quindi, quanto è il reddito? Tu vuoi dichiarare che il reddito è 20.000? E no, col cacchio, perché con le reali stime il reddito è 30.000. Io sono un manager da un'azienda di 30.000 euro. E quindi anche la mia remunerazione da manager, tu me la paghi a provvigione sui 30.000, non sui 20.000. Caro signor Pizzettichi, è chiaro? Vedete come dal lato americano è tutto estremamente liberale, tutto estremamente meritocratico. Non si ha paura di nascondere perché poi il proprietario deve ciullare nel manico, come dite lì a nord. No, fuori è quello che è, quello vali. E quello vali però, attenzione, perché poi se invece di 30.000 vali 20.000, le provvigioni sono per 20.000. Quindi nel bene o nel male, ma questa è la verità, te la spiattello in faccia, quando è l'uso che credi, prendi quello che meriti, e batterà fa culo, passiamo a presto, è chiaro? Quindi guardate come anche proprio dal punto di vista stiamo parlando di cose burocratiche, cioè significa che è cristallizzato, cioè non è un qualcosa che Gino la ragiona diversa e può fare diversamente, no, se sei nell'ordinamento italiano, sei inquadrato in questa tipologia di pensiero filosofico della normativa, allora vuol dire che la questione è molto a monte, ancora una volta è una questione politica, cioè... è chiaro, no? E quando vi dico che ci sono i dinosauri, sempre quelli là che ho citato nell'ultima lezione, i cilinopomicini e i devisi, cioè capite quanto siamo arretrati rispetto ad altri metodi? Per carità, ci sono anche dei vantaggi, non voglio essere totalmente deprimente, perché poi per la stessa questo ce lo può raccontare abbastanza bene Massimo, che vive nel settore immobiliare. Noi, proprio per certe resistenze e per non essere dei finanzieri, diciamo che abbiamo resistito poi, per esempio, ai mutui subprime, no? Nell'ambito della crisi generale. Comunque gli effetti indiretti li abbiamo subiti lo stesso, però. Quindi mercato conservativo, diciamo la parola stessa, conservatore, significa che in qualche modo preservi un qualcosa. Il problema è capire nel mercato moderno quanto convenga preservare quello che stai mantenendo come resistenza. Molto spesso è solo una resistenza al cambiamento, questo come a livello personale, così a livello sociale e a livello quindi anche aziendale. Resistere forever al cambiamento è impossibile, perché cambiare fa parte della natura umana e quindi anche della natura aziendale, lo abbiamo detto nel primo capitolo, l'azienda perché è viva, perché è una gestione organicistica, perché cambia tutto costantemente. Quindi tu non puoi, come dire, mantenere il baluardo per sempre, dipende su cosa, su alcuni valori sì, ma su altri no, cioè ti devi pure adeguare, se tutto il mercato va in una direzione meritocratica,
sarebbe anche ora, soprattutto se poi in realtà lo stai facendo per un interesse ancora una volta privato, perché tu sei il piccolo imprenditore, devi fare il padre padrone, non ci pensi neanche lontanamente a metterti assieme ad altri e provare forse a fare una realtà industriale che possa competere poi con quelli di cui ti lamenti. Quelli l'hanno fatto, non è che sono più forti di te perché sono più forti e basta, l'hanno fatto perché hanno, in America quando c'è la da ricostruire una casa o un qualcosa, o anche in Giappone, no? Voi vedete, in Giappone ricostruiscono dopo l'uragano, dopo ha spazzato una strada, o quel giorno dopo sta un'altra volta là. C'è una mentalità collaborativa, da noi questo non c'è. Da noi c'è dividi e timpera, siamo rimasti timpera degli antichi romani. Allora, andando nello specifico, in America quindi il criterio della competenza, c'è qualche piccolo errore, devo aggiustare, è prioritario invece rispetto a quello della potenza, quindi l'esatto inverso di quello che avviene in Italia, perché i mercati sono più veloci e dinamici, gli investitori vogliono avere informazioni più vicine possibili al reale valore dell'utile, è chiaro? Piuttosto che una valutazione prudente. Anche i manager sono pagati in funzione del risultato di esercizio ed hanno interesse alla sua identificazione effettiva. Esempio 1. Se delle merci vengono spedite ma non è stato stipulato alcun contratto, i costi non sono di competenza dell'esercizio. Ok? Mentre nell'esempio 2, se si hanno degli acconti ma non si sono ancora spedite le merci, i ricavi non sono di competenza dell'esercizio. Chiaro? Spero che questa cosa, diciamo, sia stata chiara, insomma. Poi magari ve lo rileggete con più calma, rendo conto che mo sono tante informazioni e se uno non ha dimestichezza non coglie magari bene la differenza. Ragazzi, ci siete? Così facciamo quest'ultima slide e poi ce ne andiamo a cena. Sì. Allora, principio della, quindi chiarezza l'abbiamo messo da parte, abbiamo capito che intende alcune cose e sottintende ben altri 5 principi, ognuno dei quali bisogna un attimo leggerlo, capirlo e impararlo. L'altra, il comma 2 ci parla invece, no, sempre il comma 1 ci dice sempre anche poi deve essere veritiero e corretto, no? Quindi principio della veridicità e correttezza. Vi ho messo il cavaliere bello, leale, occupatore. Allora, sono la traduzione dell'inglese true and fair, cioè anche qui abbiamo importato nel nostro ordinamento giuridico qualcosa che comunque viene da fuori ed era scritto come true and fair, quindi come fair play, no? Nel settore calcistico. Allora, fair ha un'accezione di trasparente, però, non di bello, perché fair solitamente si intende bello in inglese come traduzione letterale. Qua vuol dire trasparente. Quindi questi principi susseguono a quello di chiarezza, susseguono. Quindi viene prima quello di chiarezza e poi questo. E si sostanziano in cose, in valutazioni corrette sul piano fiscale, economico e aziendale, informazioni complementari se necessarie, ad esempio in un'azienda che produce vernici è giusto iscrivere nella nota integrativa un eventuale aumento del reddito causato dalla vendita di un terreno. In tal modo risulterà chiaro che il reddito d'esercizio si è ingrossato solo per un evento occasionale attinente alla gestione straordinaria. Ma questo poi avremo con gli indici di bilancio, insomma, voi abbiamo un modo di tirarlo fuori come informazioni. Obbligo di deroga, vabbè ragazzi, queste insomma sono veramente delle particolarità, ma la cosa che mi interessava, vabbè lo leggo, obbligo di deroga in caso eccezionale, se è compromessa la rappresentazione veritiera e corretta di tali informazioni complementari, in tal caso le informazioni non vanno fornite, cioè se le informazioni aggiuntive possono creare, come dire, anziché chiarire, possono creare un frainteso, allora meglio, se in quel caso non le mettiamo proprio. Però la cosa importante è il principio della trasparenza, cioè chiaramente vi rendete conto, no? Perché Berlusconi voleva cambiare tante cose della legge sul falso in bilancio, perché per come sono comunque ipotizzati i principi contabili dall'ordinamento, quindi dal legislatore, sono a suo sfavore, lui che è un liberista e quindi diciamo per il libero mercato, chiaramente questi principi sono così cristallizzati anche per un motivo, perché è più facile
dare un valore certo, più vicino alla realtà. Quando io comincio invece a consentire delle stime ulteriori, come io da un lato auspicavo, c'è però da considerare il rischio del furfante. Il furfante cercherà di utilizzare quel minimo di libertà in più per storpiare l'intento e ovviamente dichiarare il falso. È chiaro? Quindi ci sono, come dicevo, dei pro e dei contro. Io personalmente sarei sempre, io non sono per buttare via niente, penso l'avete capito, cioè sono sempre per questo e quello. Ma perché non fare una redazione del bilancio dove si dice, allora, a livello di stima prudente è così, regola base, non la cambiamo, tutti contenti. Ma a questo documento io aggiungo un altro bilancio dove la valutazione è fatta all'americana, ok? E quindi per certe cose utilizzo, per esempio quelle fiscali, utilizzo il prospetto A, e per certe altre, tipo la remunerazione dei manager, utilizzo il prospetto B, ok? O per la valutazione in borsa. Cioè, voglio dire, si può fare, basta semplicemente ampliare. Molte volte la gente si focalizza su OO, che è la logica di Kierkegaard. A me piace quella di Hegel, che invece è. Cioè, ogni scelta è una rinuncia. Sì, è bene, ma perché devo scegliere? Diceva un noto spot di tanti anni fa, two is milk and one, no, due è meglio di uno. Perché devo stare con una ragazza se me ne piacciono due? È meglio di tutte e due. Allora, lo so che ti chiede uno switch mentale, non indifferente, perché poi entrambe ti vorrebbero picchiare, quindi alla fine ti trovi che resti da solo. Questa è in Italia. Se già vai verso il nord Europa può essere che è diverso. Però voglio dire semplicemente che molte volte non è vero che c'è per forza un dualismo, anzi è un bene che ci sia, soprattutto se uno accoglie entrambe e utilizza nella maniera migliore ciascuno degli strumenti. E secondo me in molti casi è immotivato il fatto di dover rinunciare a uno dei due. In alcune circostanze è indispensabile. Penso ad esempio alla programmazione informatica. Quando io ho programmato il mio gestionale, in alcune circostanze, lui essendo uno stupido, no? Perché lui non è, cioè vuol dire, è una macchina, deve avere una direttiva univoca. Non gli posso dire questo e quello anche, se no non sa dove andare, perché non ha, come dire, il buon senso è una cosa prettamente umana, quindi non sa se poi deve andare a destra o a sinistra. E allora in quel caso io gli devo dire se il valore da seguire è 0 o è 1, ok? E in base a quello magari poi tutta una serie di strutture informatiche che discendono hanno una logica che deve essere pensata da un solo cristiano. Se ci metti 3-4 programmatori viene pure un pastrocchio. Quindi in alcuni casi è inevitabile che il dualismo porti ad una scelta ineluttabile, ma in molti casi, secondo me, basterebbe semplicemente aumentare la complessità, perché per accogliere qualcosa in più chiaramente significa che anche normativamente devo prevedere quell'altro caso, però così perlomeno rendi tutto fruibile, no? Cioè, ci vuole chiaramente poi chi è competente, e per spiegare due materie ovviamente devi tenere uno che è competente in entrambe le materie, se no non lo riesci a fare. Quindi vabbè ragazzi, per oggi io mi fermerei qua e quindi la continuiamo nella settimana prossima, va bene? Ci sono domande? Grazie mille. Va benissimo. Bene, prof. Ragazzi, queste slide vi chiedono di essere dirette, se avete un attimo di tempo, lo so che state incasinatissimi, però insomma cercate di... Queste vanno un po' rilette. Se vedete sono anche con più scritte rispetto alle altre e sono un po' più complicate. Però se leggete con un po' di attenzione, dedicate pure 10 minuti, io penso che vi può essere di molto aiuto. Va bene? Buona serata. Buona serata. Grazie a tutti. Ciao. Grazie mille. Buona serata. Ciao. 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 Ciao.